E buongiorno dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo con i dati del coronavirus, un leggero aumento dei casi, sono 94 quest'oggi, 6.104 i tamponi molecolari, 3.397 quelli rapidi, il tasso di positività è dello 0,9%, 99% e si registrano 0 decessi. Però io voglio subito collegarmi con Firenze, dove vedo già in collegamento Gigliola Caridi. So che ha con sé un ospite perché oggi è stato presentato uno degli eventi sicuramente più caratteristici della nostra regione, ovvero Mercansia, che si svolgerà a Certaldo dal 15 al 18 luglio. Gigliola. Sì, ciao Dario, buongiorno. Sì, hai detto uno degli eventi più importanti della nostra regione, ma addirittura a livello nazionale, Mercansia è nota. Sono qui col sindaco di Certaldo, che è nostro ospite, un'edizione particolare dopo un anno di stop per via del Covid, e comunque una rinascita nel segno di Dante. Sì, esatto. Purtroppo Mercansia si è dovuta fermare per un anno, nel 2019 non ha fatto la sua edizione, era impossibile sicuramente poterla programmare in quell'anno lì a seguito appunto della prima ondata di pandemia. Quest'anno invece ci abbiamo scommesso, ci abbiamo lavorato moltissimo tenendo conto di quelle che sono le ovvie normative di sicurezza ed è giustissimo rispettarle, quindi Mercansia si modifica, cambia, chi la conosce sa che le strade erano invase da tantissime persone. Abbiamo dovuto quindi fare un lavoro molto ampio di rimodulazione, di revisione della manifestazione, però era importante fare questa scommessa insieme ai nostri cittadini, insieme agli artisti che si sono dovuti fermare, così come tutto il mondo dell'arte e altri ovviamente settori delle nostre vite. Era importante perché vogliamo ripartire anche dalla cultura per la crescita delle nostre comunità, per l'offerta che il nostro territorio riesce a dare, per il grande spettacolo, per il grande artigianato che quest'anno ci sarà. È vero, 6 arene spettacolo, quindi spettacoli numericamente inferiori, ma non qualitativamente inferiori, anzi forse ancor più ricercati e ancor più valorizzati. Arene spettacolo con i posti a sedere distanziati, è obbligatorio il biglietto e la prenotazione per accedere alle arene spettacolo, invece per l'accesso al borgo non c'è il biglietto, ma c'è anche il contingentamento, però si può vivere di un artigianato meraviglioso in tutte le strade del Borgo. Quindi tanta arte, tanta cultura, tanto teatro, tanto artigianato in un anno sicuramente particolare, ma in cui abbiamo bisogno di uscire a rivedere le stelle. Questo è il titolo dell'edizione di Mercansia e uscimmo a rivedere le stelle, una citazione di Dante a cui l'edizione è dedicata, Dante e Fellini, e è anche un invito, una voglia di ripartire davvero. Finalmente possiamo rivedere le stelle. E Certaldo sarà quasi un girone dell'inferno, paradiso, un po' tutto. Sarà la magia del paradiso, però sicuramente Dante sarà anche rappresentato dagli spettacoli, uno spettacolo proprio dedicato a Dante, come è dedicato a Dante alcune installazioni artistiche, quindi ovviamente a tutti e tre i gironi. Non potevamo evitare di dedicare un'edizione al sommo poeta proprio nell'anno di Dante, però ricordo anche le dediche che facciamo grazie allo spettacolo e anche a delle installazioni a Fellini e al grande cinema di Fellini. C'è un po' un Italia, o almeno un pezzo d'Italia, della cultura italiana rappresentata dentro l'edizione di Mercansia, appunto con la voglia e la speranza di ripartire tutti insieme. Questa è la 33ª edizione, un'edizione importante di ripartenza. Direi che da Firenze è tutto, a voi la linea. Grazie mille a Gigliola Caridi. Noi invece apriamo con la cronaca perché la consegna della perizia sull'orditorio nel quale è morta la 22enne Luana Dorazio è stata richiesta dalla Procura di Prato, slitterà di alcune settimane. Il consulente della Procura, Carlo Gini, ha chiesto una proroga rispetto al termine indicato in precedenza, ovvero l'11 di luglio. Secondo i magistrati, lo slittamento è giustificato da motivi di complessità delle analisi compiute dal tecnico, che dovrebbe comunque elaborare la perizia entro la fine di questo mese. E oggi a Firenze una manifestazione, anche a livello nazionale, Coldiretti scende in piazza per dire basta ai troppi cinghiali. Gigliola Caridi. Agricoltori in piazza.
contro l'invasione dei cinghiali nelle maggiori piazze italiane, a Firenze in Piazza Duomo. Non è stato mai così alto l'allarme per l'invasione dei cinghiali in Italia, ma con l'emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino a parchi dove giocano i bambini. Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia, con gli agricoltori esasperati. Problema gravissimo che è il contenimento della fauna selvatica, soprattutto i cinghiali. Quando il numero è alto bisogna trovare il modo di togliere questi cinghiali, questa è la soluzione. Era un problema da tempo che si denunciava come mondo agricolo, perché distruggeva le nostre culture, sta aumentando il problema perché molti agricoltori devono anche smettere purtroppo, ci sono state persone ferite e soprattutto ci sono stati molti incidenti stradali. La regione Toscana bisogna ringraziarla perché è stata una delle prime tre regioni che ormai ha dato possibilità di intervenire come produttori e anche per poi mettere delle catture, però credo che non basti e soprattutto la regione ha deliberato, ma si deve applicare questa norma. Restiamo a Firenze, dove procedono a gonfie vele i lavori propedeutici alla nuova tranvia. Si lavorerà anche ad agosto. Una estate di lavori tra arterie regionali e provinciali, ma anche in città. Inizia oggi l'avanzamento del cantiere sui viali fiorentini. Nel tratto tra viale Lavagnini e Piazza della Libertà, al via quindi le opere preparatorie della macro fase 3 per la nuova realizzazione della conduttura dell'acquedotto tra via Poliziano e Piazza della Libertà, appunto. Non ci sarà un grande stravolgimento e, tranne per lo stop obbligato, i lavori sono sempre andati avanti celeri e dando soluzioni di viabilità ai fiorentini. Anche quest'estate ci saranno alcune novità, ma con un obiettivo: rispettare il cronoprogramma con i lavori principali da fare nel mese di agosto, poiché con meno traffico. Da oggi saranno restituite le corsie da Leone Decimo a Poliziano. Contestualmente però si inizieranno i lavori tra via Poliziano e via Landino. Verrà lasciata una corsia a disposizione fino a lunedì alle 16, quando si chiuderà anche questa fase. Poi si avanzerà verso Piazza della Libertà, che sarà uno dei luoghi principali delle due tranvie, la variante al centro storico e quella che poi porterà a a Ripoli. È chiaro, ha dichiarato l'assessore Stefano Giorgetti, che ci sono criticità anche per fare gli impatti dell'acquedotto. È una tubazione importante, stiamo studiando di fare tutte le lavorazioni nel mese d'agosto, come è giusto che sia. Settimana prossima è in programma una nuova riunione. Da oggi si allentano le misure anti-assembramento per la Movida, con il divieto di stazionamento nelle 6 aree del centro storico di Firenze, che scatterà alle 1 e non più alle 21, fino alle 6 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Lo ha deciso il Comune dopo un attento monitoraggio dei flussi da parte della cabina di regia istituita a Palazzo Vecchio, che ha rilevato un miglioramento dei dati e dell'affluenza delle persone. Resteranno invariati gli spazi pubblici, dove viene mantenuto dalle 21 alle 6 il divieto di consumo di bevande alcoliche, salvo quello effettuato al banco di somministrazione al tavolo, negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione. Viene mantenuto anche il divieto di detenzione di contenitori in vetro e resta invariata la misura decisa per il sagrato della Basilica di Santo Spirito, dove senza limite di giorni ed orari è vietato lo stazionamento e il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere. E noi invece ci spostiamo a Pistoia, dove inizia stasera il Festival Blues. Si parte con il concerto di Fulminacci. Un giovedì dal sapore di normalità prende il via e ritorna il Festival Blues, che sarà protagonista nei fine settimana di Pistoia. A inaugurare quella che quest'anno è l'edizione degli Storytellers, Fulminacci, cantautore molto in voga fra i giovani. Una prima data quasi sold out, così come sono finiti 1000 posti a sedere per i Subsonica di domani, De Gregori il 12 luglio e la coppia Fra Quintale e Venerso il 13. Ad aprire la serata di stasera il 19enne Giuse Delizia e il cantautore Adola. Una rassegna che mette in primo piano la musica di qualità italiana, esplorando i diversi linguaggi che attraggono il pubblico. I tanti biglietti venduti anche per Lucio Corsi, Gaemon, Io sono un cane e Deodato lo dimostrano. Un giovedì che sa di ripartenza per Pistoia, e le persone raggiungeranno il centro, dove oltre alla musica in Piazza Duomo ci sarà un'iniziativa di shopping notturno con apertura appunto dei negozi fino a mezzanotte. Saldi e musica, la ripartenza è servita. E
insomma, torna un grande festival nella nostra regione. Ci spostiamo a Capalbio per una mostra su Niki de Senfal. Si chiama Il luogo dei sogni, la mostra che il comune di Capalbio ha organizzato in omaggio all'opera di Niki de Senfal, centrata sul suo rapporto artistico con l'Italia. Mostra curata da Lucia Pesapane. Grazie alle testimonianze di amici e collaboratori che con l'artista hanno dato vita al Giardino dei Tarocchi, l'esposizione racconta l'attualità del messaggio femminista, ambientalista, avanguardista e impegnato che ci ha lasciato in dono questa grande artista. Una cosa unica intanto perché a Capalbio per la prima volta Niki de Senfal esce dal Giardino dei Tarocchi e entra dentro Capalbio, nel suo cuore, al castello medievale, nella sala del frantoio in Piazza della Provvidenza, che va dal 9 di luglio al 3 di novembre. Sono più di 100 le opere, tra sculture, disegni, video, fotografie, comprese tra gli anni 70 e gli anni 90, alcune delle quali inedite e mai presentate al pubblico. La mostra racconta tutta la storia, dalle origini fino all'apertura del Giardino dei Tarocchi, quindi il capolavoro assoluto di questa artista franco-americana. Seguiamo tutta l'avventura durata 20 anni. E fra l'altro diventa anche una grande occasione di promozione del territorio, perché il circuito non si limita soltanto all'accoglienza, ma coinvolge mercati turistici di grandissimo interesse per noi, che sono la Germania, che sono gli Stati Uniti, in modo particolare New York. Restiamo nel Grossetano, ho presentato il programma estivo di attività per l'APS Luci nel Parco, appunto di Grosseto. Carlo Sestini. Luci nel Parco presenta il cartellone estivo, ma soprattutto presenta anche nuovi spazi dedicati alla musica, dedicati ai giovani, dedicati alla formazione. Cosa prevede il programma di luglio e di agosto? 5 appuntamenti esclusivi, saggi, spettacoli di studenti di musica, si parla di laboratori. Laboratori di teatro, laboratori di percussioni fatti con strumenti di riciclaggio e laboratori di canto, mentre il dopo cena ci saranno 8 appuntamenti, uno dei quali molto importante, che si chiama La musica di domani, dove andremo proprio a scoprire i nuovi talenti emergenti del territorio. Poi ci saranno eventi dedicati proprio agli emergenti più strutturati, con contratti discografici come Irene Biagioli, come Serena Matù, e poi uno spazio ai professionisti, a coloro che vivono di musica. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Restate su Toscana TV.